foto ricatti, lei è paparazzata, però niente di tragico, vabbè, le attribuiscono fidanzati, poi esce, frequenta, però non mi dà la sensazione di vivere, c'è questo avete questo terrore di essere inseguita, di essere pedinata lei? Guardi, io ho un concetto molto chiaro, che ho scelto di fare questo lavoro e quindi devo scegliere anche di essere a rischio sotto questo aspetto. Per cui se io non voglio essere fotografata, evito di andare nei posti dove so che potrebbero fotografarmi. Sono stata, c'è stato un periodo della mia vita in cui sono stata abbastanza massacrata, tra virgolette, da questo, nel momento in cui mi sono separata, non ho Ah, vissuto sì, vero. bene. Ci sono stati dei momenti, ecco, guardi, io rispetto tantissimo i fotografi, io capisco il loro Ma lavoro, ricattata? ricattata mai, però mi è accaduto una volta che Sì. ero per fatti miei in una chiesa, in un mio momento di dolore, assolutamente privato, davanti alla Madonna, e mi sono girata e mi sono trovata un signore nascosto nel confessionale con teleobiettivo. In quel momento mi creda, cioè veramente ti senti violentata, perché dici no, questo momento no, questo no. Cioè, fate quello che volete, seguitemi ovunque, ma qui, adesso, in questo momento in cui io sto piangendo per fatti miei, no. Cosa pensa di questo clima invece di dossieraggio che si è creato? Cioè verbali di fotografi che dicono, ha letto sui giornali, che dicono che c'è gente, che dossier che girano, questo clima che si è creato anche intorno a VIP, perché chi parla di cifre, eccetera, c'è un terrorismo che vi sta colpendo? Guardi, posso dire sinceramente che leggendo i quotidiani tutte le mattine mi mette molta tristezza tutto questo, Perché? moltissimo. Mi mette tristezza perché mi mette tristezza per tutte le persone di cui si parla, Vittime anche, perché assolutamente anche vittime. E devo dire sinceramente, egoisticamente, con un sospiro di sollievo, leggo e dico, beh, insomma, io so. Non mi è mai successo una, per fortuna, forse perché non gliene fregava niente a nessuno, però per fortuna sicuramente non sarò mai coinvolta in una cosa del genere perché non mi è mai capitato, quindi certo, sono stata però fortunata. queste cifre tipo 300-400 mila euro che circolano sono morali secondo lei? È etico No, guardi, pagare, non è chiedere etico, cifre simili? no, ma non è etico nulla di quello che sto leggendo, cioè non è etico neanche parlarne, cioè non mi piace tutto quello che sta Sì, ha la sensazione che questa seconda ondata di Valletopoli lascerà dei corpi sul campo. succedendo. Io mi auguro tanto di no, cioè già è stata sufficiente La una, prima. Anche però capisco i giudici che vogliono indagare. perché chiaramente se c'è pare ci sono intercettazioni, se c'è un ricatto c'è estorsione o reato, quindi se c'è, va dimostrato. Cioè, Esatto, però se qualcuno. dipende anche insomma Però lei come. può fare coming out, può fare outing, lei non è mai stata colpita dal ricatto, lei valga lo Fortuna, stesso. no, Senta, se lei. guardi, l'unica volta che c'erano delle foto che assolutamente mi hanno fatto male nella mia vita sono state Sono uscite? pubblicate. Sono uscite, sono state pubblicate, non mi è mai neanche stato Non chiesto, l'hanno neanche chiamato. no, Ha fatto nulla. pace con il signor Corona dopo quella sfuriata che lui ha avuto? Che su YouTube è un cult, lo sa, no? No, non lo È so un perché, cult. non lo so perché, come vi ripeto, non so neanche accendere il computer, quindi non sono. Però per me, guardi, per me l'argomento si è chiuso esattamente nel giorno della Giorno. telefonata. Finita la telefonata, per me l'argomento Perché lui ha minacciato, ha ricevuto poi diffide legali che sono state minacciate. è chiuso. Per me l'argomento veramente Ma è chiuso anche il rapporto con lui? è chiuso. Vabbè, rapporto, argomento, per me è chiuso quel giorno. Certo, però lei l'ha gestita bene, televisivamente. Dentro non so, dentro non so, Credo ma di sì. televisivamente è andata Dentro bene. è stato un piccolo dolore, però televisivamente sono felice di aver mantenuto la freddezza che ho mantenuto e ripeto, per me è proprio Senta, lei ha fatto chiudere Baudo. chiuso. Io? Non è vero. Vabbè.
Baudo non farà più Domenica Il. Quando hai letto questa notizia, lo dico, non tutti lo sanno, perché Barbaluso ha avuto esperienze professionali, non tutti lo sanno, con grandi della televisione, Buongiorno, Baudo, e Baudo è uno tra questi. Baudo non farà più la Domenica, cosa prova la sua killer? Sto scherzando naturalmente. Ma guardi, io ho iniziato con Baudo, lui conduceva Domenica Il, era il 1980 e io ho fatto 3 mesi come sua assistente, facevo notizie, eccetera. Anche in questi mesi in cui accadeva che i risultati d'ascolto fossero più alti rispetto alla trasmissione, certo, di Pippo, io ho sempre su tutti i giornali dichiarato che era sicuramente per me una cosa occasionale, perché Pippo mi avrebbe ribattuto, perché io... Al giornale, in tutte le interviste. Io stimo tantissimo Baudo, quindi il fatto che vada via Baudo io non credo che sia legato agli ascolti bassi rispetto a quelli che faccio io, ma che è una casualità, veramente. E poi posso dire una cosa, in TV si vince, in TV si come in tutto. Cioè... Ma poi è una ruota, cioè oggi dico io. Quando... È vero, lei non l'ha mai cavalcata e ha sempre ribadito la stima, però ma poi in TV non si vince, non si perde, cioè per me è una vittoria, veramente è una vittoria, anche se quando parlo, non so, di violenza sulle donne, come dice lei, per me è una vittoria anche sapere che magari quel pomeriggio in cui per mezz'ora ho parlato di questo, ho invitato le donne dicendo sappiate che se un uomo vi picchia non vi ama, già solo se una donna Italia ha trovato il coraggio o di lasciare un uomo che la picchiava, di andarla a denunciare, guarda, già solo io ho vinto. No, certo, quindi da questo punto di vista, però la domenica era una sfida difficile, una sfida importante, e è un buon risultato essere stata molto competitiva per lei, per cui questo è una cosa che le fa onore. Che lei... Guardi, sa che cos'è un buon risultato secondo me? È riuscire a fare il 18, 19, il 20%, insomma adesso non so se chi ci segue ne capisce, ma è un grossissimo risultato per la domenica. Con tanta pubblicità. Vabbè, a parte con tanta pubblicità, perché ogni 12-13 minuti è giusto. Così lei l'ha sempre detto. Assolutamente, cioè io ho scelto di lavorare in una televisione commerciale e quindi c'è la pubblicità. Rispetto alla televisione pubblica, se c'è un programma, durante quel programma io devo andare in pubblicità e vado in pubblicità 3 o 4 volte, ovviamente è una perdita di pubblico e di punti di share, però sa qual è la vera vittoria? La vera vittoria è riuscire a fare un risultato alto parlando di Haiti, parlando di aiuti, facendo quel tipo di cronaca, no? Quando magari dall'altra parte si parla, non so, di maghi o di fattucchiere, cioè, è quello, certo. È quella la vera soddisfazione, cioè parli di bambini che stanno soffrendo, quindi un tema anche che magari la domenica pomeriggio uno dice vabbè adesso oggi ieri non era impegnativo il suo tema, sì. Non era un tema da no. Poco, non era per assecondare il pubblico, assolutamente. Senta, la cuccheria, e questo gliene do atto.